amici e amiche della DivertiBù, oggi siamo qui al Parco Nazionale di Monte Sole nel comune di Grizzana. Si tratta di un'area protetta poco distante dall'area metropolitana di Bologna sull'Appennino Tosco-Emiliano. Siamo qui perché, non ci crederete, ma siamo in una zona di incredibile fermento artistico. Dunque il casale, casa e sala prove per l'associazione che andremo a conoscere, ma anche rifugio e residenza per chiunque ne abbia bisogno. Andiamoli a conoscere. Ciao ragazzi! Ciao! Siete voi ragazzi del collettivo In Casale? Sì. Sono dei DivertiBù, scendete un attimo. È questo qui il casale? Sì. Ci fate fare un giro? Certo. Sì. Sì. Vieni. Benvenuta. Accomodati. Casale nasce, siamo un gruppo di attori, registi, scrittori. Siamo venuti qua un po' per abbattere i costi delle nostre vite private e delle nostre vite artistiche, quindi sale prove, diciamo la parte un po' produttiva degli spettacoli. All'inizio siamo cresciuti così un po' spontaneamente, come l'ortica, come la rucola, come delle erbacce. Piano piano stiamo cercando di diventare una realtà consistente. Siamo ancora qui dopo 2 anni, quindi vuol dire che qualcosa lo stiamo facendo, no? Certo. C'erano alcuni ragazzi che mi ospitavano a Bologna. Io stavo a Milano e stavo andando in bicicletta in stazione. Un giorno di traffico, tossivo, smog, non ero molto contento. Distinto, avevo appena fatto la via degli dei con mio papà. Ho controllato case affitto Marzabotto, un monolocale. Magari con i prezzi di lì mi trovo la sala prova in casa. Ho trovato sto mega casale, ho fatto finta di essere a capo di un gruppo di 10 persone. L'ho detto poi ad altra gente un po' sparsa e nel giro di una settimana c'era davvero gente interessata. È nata nella sorpresa generale. La cosa che comunque ci affascina molto di questo posto ha comunque queste scenografie naturali come... Incastonate nella natura. Il casale di per sé è una struttura del 1400, quindi comunque ha una sua storia. Allora, questo è il nostro fienile che in estate si trasforma nella nostra seconda sala prove. Il nostro piccolo sogno rispetto al fienile sarebbe quello di trasformarlo in un piccolo teatro, in modo da poter avere uno spazio atto per poter accogliere compagnie, riuscire a creare dei mini festival con le persone che vengono in residenza. C'è un campone qui dietro che sembra già un anfiteatro naturale perché c'è un declivio, e un altro sogno era appunto creare un palco esterno dove poter accogliere le compagnie, anche i nostri stessi progetti, insomma. Quello che ci interessa è avere la possibilità di entrare in contatto con altre realtà artistiche, che è una cosa spesso difficile. Questo significa che quando noi ospitiamo qualcuno, lo ospitiamo a tutti gli effetti. Questo luogo ci ha dato da subito tanti stimoli e tanta ispirazione. Siamo comunque tutti artisti, quindi viviamo di stimoli, di osservazione. La prima volta ci siamo ritrovati qui, chiaramente era impossibile non vedere tutto questo che ci circonda. E forse anche grazie alla quarantena, al lockdown, abbiamo dato ancora più valore a quello che avevamo attorno. E quindi ci siamo accorti che potevamo fare molto di più
e quindi anche l'orto è diventata una cosa preziosa. Da quel punto in poi abbiamo cominciato a sentire i nuovi gusti, insomma, quindi la soddisfazione di coltivare il proprio ortaggio, assaggiare un pomodoro completamente diverso da quello del supermercato. Non abbiamo ancora le mucche, però abbiamo la nostra bellissima capretta che vorremmo far sposare. Magari sì, faremo anche questa esperienza del latte e del formaggio, chi lo sa. Buona la carota. Questa è la carota dell'altro anno, buona. Siete amici? Andate d'accordo? Che bello! Ci sono certe tematiche da non toccare, però siamo amici. Diciamo che quando metti 10 persone a vivere nello stesso posto, ci sono tanti bisogni personali che a volte cozzano, però a teatro ti insegnano molto ad ascoltare, quindi anche in amicizia siamo in grado di farlo. Chi di voi oggi deve lavare i piatti? Dopo 2 anni abbiamo fatto i tour. Esatto, sì. 2 anni. Proprio ieri sera. E lo chef comanda. Sì, questa è la nuova regola. Chef comanda sempre. Come ve la siete cavati durante il coronavirus, qui isolati dal mondo? Malissimo. Non potevamo andare da nessuna parte. No, bene, no, eravamo odiato da molti amici milanesi. E non solo. Qui il confine di casa nostra è molto libero, quindi si arrivava in montagna o al fiume con estrema facilità. Poi comunque eravamo in 11. Più, eravamo 12 persone. C'erano, quindi... anche gli altri, i nostri colleghi che oggi non ci sono. La vostra forza, quel che vi rende simili tra voi o quel che vi rende diversi? È difficile questa. Cioè, ognuno è rompicoglioni in un ambito diverso. Ad ascoltare questa cosa qua in positivo, diventeremo un'armata potentissima. Lavorare insieme, quindi vuol dire anche ascoltare gli altri e quindi prendersi cura di conseguenza degli altri. Tutti quanti noi abbiamo un coraggio un po' stupido, forse. C'è sempre una linea sottile tra coraggio e follia, perché sennò non saremo qua. È come un po' nella relazione amorosa, uno si dà per scontato, no? Dopo anni che magari ama una persona. Ed è un po' la stessa cosa, cominciare a non darsi per scontati artisticamente. È una cosa che stiamo imparando ed è bellissimo. Per me il teatro è come il maiale, non si butta via niente. Ci sono stati dei momenti in cui è stato difficile, però poi quando vedi i fiori che sbocciano, le piante che crescono, il roseto lì ti dà forza e quindi dici che bello, meno male che sono qui. Ringraziamo quindi il collettivo Il Casale e speriamo di rivederli presto sia in teatro che in fienile. Sì, perché il teatro, il fienile, voi siete un casale. Vabbè, ciao, ciao, ciao pubblico, ciao.